Argento per la quarta tappa, se ricordo bene, e stasera invece ci vediamo per la finalissima della categoria Junior. Quindi insomma stasera avrete la possibilità di assistere a delle esibizioni di ragazzini più piccoli che la nostra giuria naturalmente, vediamo subito Patrizia Buscelli, il nostro direttore artistico, quindi i nostri giurati esprimeranno un parere sulle performance dei nostri piccoli. Passo subito ad elencare i componenti della giuria di questa sera, appunto Patrizia Buscemi, che oltre ad essere direttore artistico dell'Astro d'Argento 2011 è anche una finalista di Castrocaro, del festival. Si sente? Ok, del festival di Castrocaro. Ancora abbiamo Marco Vito, vocal coach di Ti lascio una canzone, Marco Rizzo, pianista e professore di pianoforte, e naturalmente Natale Bellina, ritroviamo in giuria, proprietario dello studio di produzione e registrazione musica. Non posso non ringraziare anche tutti coloro che ci seguono da casa, piuttosto buonasera. Infatti stasera siamo in streaming su www.madonielive.com. Pensate un po', può seguirci gente da tutto il mondo. Buonasera a tutti coloro che ci guardano e grazie anche a tutta l'equipe di madonielive.com. Prima di cominciare ancora dei ringraziamenti al comune di Alimena, quindi a tutta l'amministrazione comunale, al sindaco di Alimena, alle forze dell'ordine, a Natale Bellina, Daniel Bellina, il nostro fonico, il nostro responsabile audio e luci, e grazie anche a voi pubblico di Alimena che veramente la vostra presenza rende la serata davvero speciale. Piuttosto fatevi un applauso, sono onorata di tornare ancora una volta in questo splendido paese, grazie. E adesso chiamerò sul palco la mia grande compagna di viaggio, con lei che sarà la mia spalla, Elisa Cicala. Buonasera a tutti. Bene Elisa, ricordiamo che per te non è la prima esperienza con l'Astro d'Argento. Sì, infatti già l'anno scorso ho avuto modo di calcare questo palco e mi dispiace che siamo arrivati alla fine, comunque è stato anche quest'anno bellissimo. Benissimo, tra l'altro io e Elisa, noi due, oltre a fare le presentatrici, diciamo ci dilettiamo a cantare, quindi vedere questi bambini, questi ragazzi così bravi, vederli esibire è per noi sempre un'emozione grandissima. Piuttosto un applauso propongo ancora, non solo per tutti coloro che si esibiranno stasera, ma anche per tutte le famiglie, per tutti i genitori che li accompagnano e che fanno veramente tanti sacrifici. Grazie. Ecco, la fila tutta lì sopra. Grazie veramente. E andrei anche a ringraziare gli sponsor che hanno permesso la realizzazione di questo evento. Corama, Poggio del Re, Contrada Pianofondaco, Castelbuono, Centro Market Abbigliamento Calzature, Termini Merese, Mobili, Fratelli di Salvo, Redementi Classici e Moderni, Campo Felice di Roccella, Caffè Ruccione, L'Arte del Caffè, Don John, Ristorante Bar Pub Castelbuono, Moda Outlet, Abbigliamento Uomo, Donna e Bambino, Arte Sound, Studio di Registrazione, Campo Felice di Roccella, Sales People, Comunicazione e Sviluppo, Comaco, Commercio Materiale da Costruzione, Rita Abbigliamenti, Abiti da Sposa, Castelbuono, Rigatuso Enrico, distributore Skinny Fiber, Krag, vicino alla villa comunale Cefalù che ci ha fornito gli abiti che vedrete stasera, e Nuova Edilizia Siciliana. Grazie ancora a tutti gli sponsor e anche grazie a loro che la serata appunto diventa realizzabile. E adesso chiamiamo sul palco il patron dell'Astro d'Argento, Santi Genovese. Buonasera, ero ancora lì con i ragazzi che stavamo parlando del più del meno di questa emozione, perché i ragazzini hanno sentito la presenza questa sera, perché quando si nomina Ti lascio una canzone già i ragazzini cominciano a pensare a Antonella Clerici, la Rai 1, e lo spettacolo, e tutta una serie di cose, e lì dietro non so cosa, non vi dico cosa c'è, come tremano sti ragazzini. E beh, la tensione. Noi Marco lo abbiamo già in giuria, Marco Vito, vogliamo dedicare un applauso perché ci è venuto a trovare, e finalmente il nostro festival anche per i più piccoli si pregia di questa collaborazione con dei programmi e dei festival nazionali, e questo ci fa veramente piacere, perché già da quando abbiamo fatto questo accordo con Castrocaro i più piccoli ci chiedevano: ma come mai noi facciamo solo un festival così, non si vince niente? Adesso la stasera si comincia a vincere sul serio, e io ringrazio Marco Vito e tutta l'organizzazione di Ti lascio una canzone per essere qui questa sera. Bene, cosa dirvi? Dobbiamo iniziare subito, questa sera abbiamo tanta carne al fuoco, dunque dobbiamo sbrigarci.
E allora vi auguro un buon spettacolo, ringrazio come ha fatto lei i miei compagni di viaggio per tutto questo anno che abbiamo lavorato insieme, dalla nostra direttrice artistica Patrizia Buscemi al nostro Natale Bellina, titolare patron dell'Art and Sound, al Totò Cicala che stasera è armato anche di cinepresa eccetera eccetera, e al nostro fonico che ci ha aiutato e ha dato tantissimo per portare i ragazzi a un certo livello. Poi, perché non li posso dimenticare, sono due splendide persone che ci aiutano e danno una mano soprattutto al service, e volevo salutare Francesco e Biagio che sono lì insieme a Daniel. Grazie a tutti, allora buon divertimento, buona serata e in bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi, grazie. Grazie a te Santi, ci rivedremo tra pochissimo, Santi ormai si è specializzato. Ecco, ci siamo, tra poco comincerà la gara, sentirete okay, questi prima ragazzi. Prima di partire con la gara chiamiamo sul palco colui che si è classificato terzo per appunto le, per quanto riguarda la categoria senior, quindi per i più grandi. Allora sul palco Federico Callari. Buonasera. Ciao Federico. Buonasera. Allora, raccontaci un po' velocemente, perché insomma con i tempi siamo un po' stretti, com'è stata questa esperienza dell'Astro d'Argento, questa vittoria, perché comunque arrivare terzo in così tanti ragazzi non è stato facile. Eh sì, è stata una bellissima esperienza, è un festival che ha portato, non so, tantissima emozione, anche dietro il palco c'è tantissima tensione, però tra i concorrenti siamo tutti amici, ci stringiamo amicizia facilmente. Eh beh, la tensione è tanta, sì, però sì. Una cosa da ammirare, poca invidia, veramente, io sì, non sì, ho visto nulla di tutto questo. Per cui signori, io ve lo presento, lo sentirete cantare, sarete voi a giudicare. Stasera ti presenti con il brano con cui con il quale ho vinto il terzo posto. Ecco, adesso c'è il primo ospite, il primo ospite della serata, che è uno dei vincitori del festival categoria senior, Federico Callari, e poi ci saranno anche altre due, cioè i primi tre che andranno a Castrocaro, che hanno vinto l'altra sera il 25 agosto a Castelbuono. Vi lascio all'ascolto. Sarò felice, non ti piace, vedi meglio per la buio sotto dolce, trasfiando la mia pelle e mordendomi le labbra fino a farmi male. Senza farmi capire se per te ci sei amore. Questo è già solo tutto. Tornerai, tornerai, altro che se tornerai. Ma stavolta non ti lascio, ti tocco sempre sul mio petto. Poi ti bacio, poi ti grazio, poi ti dico che ti amo e ti proteggo. Poi ti voglio, poi ti prendo, poi ti sento che impazzisci se ti parlo. Sotto voce, senza luce, perché solo io lo so quanto ti piace. Ora dimmi che mi ami e che stavolta no, non durerà solo fino a domani. Resta qui con me perché sto morto di te. Resisti, non mi stanchi, mi conservi sempre dentro i tuoi corpi. Thank you.
Gesù. Grazie. Lui era Federico. Grazie. Bravissimo Federico. E adesso cominciamo la gara con la categoria junior. Chiamo subito una ragazzina che si chiama Sonia Bivacqua. Ecco, entriamo nel vivo della gara. Già c'è la prima concorrente della sezione junior. Ecco, avrete modo adesso di gustarvi la gara dei 25 ragazzini in gara per la finalissima dell'Astro d'Argento 23esima edizione categoria junior. Balli. E stasera cosa ci canti invece? Invece no. Di Laura Pausini. Sì. Allora con Invece no, a voi Sonia Bivacqua. Grazie Sonia, abbiamo rotto il ghiaccio, sapete un po', essere i primi crea sempre una certa tensione. E adesso sul palco la seconda concorrente, Giulia Corica.
Buonasera. Buonasera a te, Giulia. Mi sa sei un po' più grandetta. Quanti anni hai? 13 anni. Avanziamo, qualche passo avanti. 13 anni, da dove vieni e cosa fai nella vita? Trabia. Trabia? Sì. Cosa fai nella vita? Studi? Studio, sì. Cosa? Devo andare all'alberghiero superiore. Ah, hai scelto quindi una bella scuola superiore. Stasera ti presenti con un brano di Annalisa Scarrone, una ragazza che ha partecipato ad Amici, dal titolo Diamante lei e luce lui. Quindi per voi Giulia Corica. Grazie. Continuiamo con la gara, chiamo subito il terzo concorrente, Martina Panilla. Buonasera. Martina, quanti anni hai? 14. Da dove vieni? Canicattì, provincia d'Agrigento. Tu studi canto? Studio da 3 anni con gli Aminio e da 1 anno perfezionato dal maestro Leonardo Laimo. Stasera cosa ci proponi? Ascoltami di Paola Folli. Allora lasciamola cantare, a voi Martina Panilla. Ascoltami
molto la paura del silenzio in mina. I sogni che non sai dove per sempre noi così resto qui racconto questa vita per non passo dal tuo mondo dove sei diventa sempre più difficile vivere senza te e tanto gioco mai. Ascoltami se mi stai cercando, io ti aspetterò. Martina Palilla, grazie Martina. E adesso chiamiamo sul palco la biondona del gruppo, Noemi Maira. Ciao Noemi. Salve. Benvenuta da Limena, hai visto un po' che bel paese? Sì, sì. Allora, Noemi, da dove vieni e quanti anni hai? Canicacci, ho 13 anni. 13 anni, benissimo. Dovete sapere che Noemi ha appena fatto l'esame di terza media, appena sostenuto l'esame di terza media, adesso si iscriverà in un liceo artistico, teatrale, scenografico, detto bene? Sì. A Torino, quindi applauso per i genitori che le stanno dando una possibilità davvero unica, non è da tutti. Allora Noemi, stasera ci canti un brano dal titolo... Più sole di Nicky Nicolai. Di Nicky Nicolai. Allora con Più sole che canti pure Noemi Maira. Yeah.
come lo sai che questi giorni miei sono pesi che i miei nervi non sopportano. E spiegami perché è capitato a me di aver domande a cui non so rispondere. Un fiore mi racconta di essere disponibili alle cose che nei giorni mi succedono. Non risparmiare mai, non essere gelosa a te, profumo che le petali regalano. Più sole nei nostri oceani, più sole nei nostri sabati, più sole sotto i miei abiti. Forse è finita la musica dolce, ti piange, però me la puoi ascoltare. L'amore è la mia unica energia, l'amore sarà l'esempio della vita mia, la voglia di consenso, la pazzia, ho deciso che non so le spalle, le cose pesanti e me lascio volare via. Mi guardi come se io fossi una bambina che non smette di giocare con le bambole. E forse non lo sai che questa mia allegria è solamente un modo per difendermi dal tempo che non ha giustizia, senso e qualità, e che ci porta via i migliori attimi. Dall'usero i pianti, mi affacciano i miei giorni nuovi, io sono qui se vuoi, tu vieni a prendermi. Più sole oltre le nuvole, più sole dentro i miei limiti, più sole dentro i miei abiti. Sono stato deciso e sicura, conosco le trappole della paura, la vita che accade senza avvertimento, moderna abbastanza non è di andare a cercare la gioia fin dentro l'odore più grande. L'amore è la mia unica energia, l'amore sarà legge nella vita mia, la voglia di potenza, la pazzia, più sole, più sole, più sole, più sole, più sole. Bravissima Noemi! E continuiamo con la gara, chiamiamo subito il quinto concorrente. Lui è Tony Lapi! Buonasera! Ciao Tony, quanti anni hai? 10. Da dove vieni? Da Ascari. Stasera ci canti una canzone di Bocelli. Il mare calmo della sera. Siccome non vede l'ora di cantare, a voi Tony Lapi! Non so cosa sia la fedeltà, la ragione nel mio canto, che resistere può ad un così dolce pianto che mutò l'amore mio. E se anche a sorgere del sole ci trovasse ancora insieme,
persone i miei occhi, mi porto la verità, ama quello che non ha l'amore. Bravissimo! C'era una trasmissione una volta che si chiamava proprio così. Scusate la mia intrusione. Ecco, siamo sempre in diretta, sentite questi bambini quanto sono bravi, bambini e ragazzini, sempre in diretta streaming da Limena, Piazza Regina Margherita, per la finale della 23esima edizione del Festival Astro d'Argento, sezione Junior. Ora ci sarà un ospite. Signori, eccoci qua. E poi ritorneremo ai bambini in gara, ai ragazzi in gara. Ecco, adesso parla il patron della manifestazione, Santi Genovese. Rimanete sempre collegati a emozionarvi con questi ragazzini che cantano. Succederà per i primi tre. Lo avremo fra non molto qui sul palco e lasceremo a lui il microfono. Intanto io volevo invitare questa sera qui su questo palcoscenico naturale bellissimo, questa scalinata, questa chiesa eccezionale, la vincitrice del Festival Canoro Astro d'Argento 2010 della categoria Junior, Francesca Cicala. Eccola qua, vai pure al microfono. Eccola qui, vai pure al microfono. Lei ha vinto la categoria l'anno scorso. Mi spiace per te, non c'era Marco Vito di Ti lascio una canzone, però non è mai troppo tardi, ti ascolterà anche stasera, visto che sei qua come ospite, perché hai vinto il festival l'anno scorso. La canzone che ci presenti? E penso a te. E penso a te, Francesca Cicala. Penso a te, lo accompagno e penso a te.
non sono stata divertente, penso a te. Sono al buio e penso a te. Divertente, penso a te. Bravissima Francesca! E allora, possiamo pure il microfono? Dai, dai, vai pure, tranquilla, sei una bimba così dolce che puoi passare anche davanti a questo vecchiaccio. Allora, per te un ricordo della tua partecipazione, un attestato di partecipazione proprio a questa nostra finalissima. Ecco, grazie Francesca. Avete visto tanti premi a Francesca Cicala, che è stata la vincitrice dello scorso anno della 22esima edizione Festival Astro d'Argento categoria Junior. Francesca Cicala, Madonita, bravissima, avete sentito? Perché io adesso vorrei. E adesso continua la gara. Per un po' dal palcoscenico, la nostra ragazza, perché abbiamo detto che questa sera qui ci saranno i tre vincitori del Festival Astro d'Argento Tre Voci a Castrocaro. Abbiamo ascoltato il primo all'inizio di serata, che era Federico Calladi. Adesso è venuto il momento di accogliere sul palco, lei viene da Nicosia, con un bel applauso, Ilenia Faro. Eccola qua. Ecco, l'altro ospite è proprio una delle altre vincitrici, la seconda vincitrice del Festival Sezione Junior, Sezione Senior, scusate, l'altra sera a Castelbuono. Sono i primi tre che si sono aggiudicati le audizioni di Castrocaro e andranno a Castrocaro. E questa è Ilenia Faro di Nicosia, della provincia di Enna, bravissima anche lei, tra poco l'ascolterete. E poi ci sarà anche l'altra ospite, l'altra vincitrice di Castelbuono. Vuoi dedicare questa canzone a questo secondo posto, dai. Allora, io vorrei dedicare questa canzone ad Alessandro Salvo, che anche grazie a lui ho scoperto un po' questo circuito di Castrocaro, quindi se sono qui è anche, oltre grazie a te, anche grazie a lui. Grazie a tutta l'organizzazione, grazie. Perché non voglio prendermi i meriti che non ho, chiaramente. Allora, hai finito? Possiamo andare avanti? Ok, signori, con My Mortal, Ilenia Faro. Rest.
Faro, tutto meritato il secondo posto, grazie Ilenia. E adesso giuria, mi raccomando, attenzione, si ricomincia la gara e chiamiamo subito sul palco, stavolta si tratta di una ragazza, Martina Giambra. Ciao Martina. Allora, ritorniamo nel vivo della gara, telespettatori di Madonia Live, siamo sempre qua in diretta streaming da Limana, da Piazza Regina Margherita, a portare nelle vostre case, nel mondo, il Festival Astro d'Argento alla sua 23ª edizione. E categoria Junior, questa sera ci saranno i tre vincitori che si aggiudicano le audizioni a Ti Lascio Una Canzone. Vi ricordo che in giuria il presidente è proprio il vocal coach di Ti Lascio Una Canzone, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, Marco Vito, che sta ascoltando questi ragazzi e che tre di loro, fortunati, avranno la possibilità di essere ascoltati direttamente dal noto programma. Vi lascio adesso nel vivo della gara che prosegue e ci ritendiamo tra poco. Rimanete collegati con la vostra web TV del territorio madonita. Ok, io non oso ripetere il titolo di questo gruppo. E allora, pubblico di Alimena, per voi Martina Giambra. You were my conscience, just so annihilate quarter. Without a drawing, I like with sink any further. But I let my heart go, it's somewhere down at the bottom. Well, who getting you on? Come back for the O's of your soul.
Un applauso per Martina Giambra. E dopo la nostra Martina entriamo un pochino nel vivo della gara con un altro concorrente. Lui si chiama Daniele Panzica. Buonasera, buonasera Limena. Daniele, anche per te domande di routine. Quanti anni hai? 14. Dove vieni? Da Resuttano. Stasera ci canti una canzone del magnifico Fausto Leali. Fausto Leali. Come mi si manchi, chiama? Mi manchi. Allora, con Mi manchi, a voi Daniele Panzica. Grazie. Mi manchi quando il sole dà la mano all'orizzonte, quando il buio spegne il chiasso della gente, la stanchezza addosso che non va più via, come l'ombra di un qualcosa ancora mia. Mi manchi nei tuoi sguardi, in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente, e quel nodo in gola che non scende giù, e tu. Far finta di star bene, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro la. Grazie Daniele, ci rivedremo con tutti voi tra pochissimo. E adesso è arrivato il momento di chiamare sul palco la mascotte, per così dire, della categoria junior, e quindi non perdo altro tempo, per voi Pierangelo Gullo. Ce la facciamo a prendere il microfono? Ciao piccolo. Ciao piccola. Anch'io sono figa, diciamo, un po' più cresciuta. Allora, Pierangelo, da quanti anni hai e da dove vieni? Ho 7 anni, vengo da Cefalù. Dillo a loro. Quindi hai 7 anni, vieni da Cefalù e cosa fai nella vita? Cantare. Solo cantare? Certo. Ammazza, a 7 anni è già cantante, ormai professionista, ma studi? Certo che sì.
Signori, un bambino di 7 anni che spiaccia la presentatrice. No, allora, Furbacchione, innanzitutto facciamo un applauso perché... Grazie. Ogni singola tappa che fa con noi è una sorpresa continua. Non oso raccontare cosa ha combinato la scorsa volta, i nostri giurati lo sanno bene perché erano presenti. Sì. Allora, Pierangelo, stasera ci canti un brano dal titolo? Sì, Eri piccola. Eri piccola. Spiegaci un po', perché hai scelto proprio questo? Perché mi piace troppo buttarmi a terra. Ah, perché ti piace troppo buttarti a terra. In effetti sì, vedrete il finale è molto particolare, quindi... Penso che tutti quanti state morendo dalla curiosità. Per voi, con Eri piccola, Pierangelo Gullo. Grazie. Ti ho veduto, ti ho seguito, ti ho fermato, ti ho baciato. Eri piccola. Piccola, piccola, così. Mi hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, sono cresciuto. Eri piccola, 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 così. Poi, è nato il nostro bell'amore. Ripeto ancora con terrore. Spiegato, ti ho ceduta, l'hai voluto, ti ho sposata. Eri piccola, 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 così. A terra? A forza, alzati che stasera la gonna è corta, non posso venire vicino a te. Eh sì, perché dobbiamo aspettarci anche questo. Ce la fai? Ti sei fatto male? No. Dillo al microfono. No. No, ecco. Stasera le sorprese terminano qui, giusto Pierangelo? No. No? Cosa è riservato per il pubblico di Alimena? Non lo so. Non lo so, va bene, più tardi ve lo comunichiamo. E allora, Pierangelo Gullo, presentazione da grande artista, grazie per essere stato qui, non come ospite, ma come partecipante della categoria Junior. Giuria, votate, anche lui è un concorrente. E allora, pubblico di Alimena, per voi Pierangelo Gullo, arrivederci alla prossima. Ciao. Grazie. Pierangelo. Poverino. L'asta di 1,50 m per 1 metro e una Vigorsol. Vai, 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 vai. E allora adesso sul palco una ragazza, anche lei naturalmente in gara,
Chiamiamo subito Martina Nocera. Ciao Martina, occhio al filo. Anche per te domande di routine. Salutiamo sempre i nostri amici di madonielive.com, vi ricordo che siamo in diretta. Martina, da dove vieni e quanti anni hai? Vengo da Valle d'Olmo, in provincia di Palermo. Vieni, e ho 13 anni. 13 anni, vieni da Valle d'Olmo. Stasera ci canti un brano? Di Celine Dion, dal titolo A New Day Has Come. E allora, per voi, Martina Nocera. To come, everyone to be strong, on and on she sees through the darkness and good and you are making it through and there's a world through our edit.
Ciao Martina. E continuiamo la gara con un ragazzo. Il prossimo concorrente si chiama Andrea Meli. Buonasera. Andrea, anche per te le stesse domande. Quanti anni hai? 15 anni. Da dove vieni? Caltanissetta. Tu studi canto? Sì. Da quanto tempo? 2 anni. Stasera ci canti una canzone dei Pooh? Sì, La donna del mio amico. Allora, a voi Andrea Meli. Volta no, anche se lo so che non è finita.
bravissimo Andrea Meri, grazie Andrea. Come vedete io mi sono siamo sempre qua in diretta, avete sentito un'altra cinquina di ragazzi concorrenti in gara che hanno cantato, avete sentito quanto sono bravi, quanto sono veramente espressivi, avete visto le inquadrature dei nostri cameraman che vi portano fino a casa le immagini, proprio i sentimenti dei ragazzi che cantano, le espressioni, veramente bravissimi per la loro età. Ecco, Giada ringrazia noi. Chica, fotografo ufficiale dell'Astro d'Argento 2011. E naturalmente non possiamo non continuare a ringraziare tutta l'amministrazione comunale. Ecco, vi ricordo che siamo sempre in diretta streaming da Limena, in piazza Regina Margherita, la vostra Mirella Mascherini al microfono, per Madonie Live nel mondo, il festival Astro d'Argento. E subito sul palco uno dei componenti della giuria di questa sera. E accogliamo con un calorosissimo applauso Marco Vito. Ecco, il vocal coach di Ti lascio una canzone è sul palco, sta parlando, lo potete sentire voi stessi, potete accorgervi di quanto sia giovane, e lascio la voce di Marco. Ma è anche protagonista del musical Romeo e Giulietta di Riccardo Cocciante. Esatto. Dici qualcosa in più, qualche informazione su questo musical e su questa esperienza? Beh, Giulietta e Romeo ha debuttato all'Arena di Verona il 1 giugno 2007, ora abbiamo fatto un tour che ha toccato quasi tutte le città italiane, siamo stati a Shanghai l'anno scorso, siamo stati anche in Svizzera, insomma adesso stiamo un po' più sul versante internazionale e a breve riprenderemo con il nuovo allestimento dello spettacolo. Direi un'esperienza unica quindi. Assolutamente sì. Stasera ci fa ascoltare un brano tratto proprio dal musical di Romeo e Giulietta dal titolo Lontano da Verona. Esatto. Dico bene. E allora per voi Marco Vito. Prego Marco. Ecco, il vocal coach canta pure. C'è l'ombra sotto il sole, quell'ombra che fa solo il sole, dove c'è l'onda che la manda il mare là, che c'è una riva che non è tormento in te. Dove si scorre un fiume, e l'acqua non è sangue come il sangue amico che per vendicarlo tu uccidi un uomo che è già tormento in te. Bravissimo Marco! Allora, la nostra Giada ha detto tutto, ha detto che sei vocal coach di Ti lascio una canzone, che sei qui per questa prima esperienza con l'Astro d'Argento, perché giustamente anche per i piccoli vogliamo dare qualcosa in più in questo festival. Tu hai conosciuto, è una mia curiosità, tu hai conosciuto la Antonella Clerici, la conosci di presenza, giusto? Certo. Ma
è veramente un po' cicciottella o no? È il 16 noni che ingrassa. Ah, ingrassa, cioè, però lei è una persona simpaticissima e... Sì, sì, sì. Benissimo, allora, niente, noi ti consegniamo questo piccolo ricordino. Grazie. Da parte nostra. Per me è un certo. grande piacere essere qua stasera, ringrazio te per l'invito e ringrazio tutta l'organizzazione di questo festival, tutto lo staff che sta dietro questo evento. Per me è un grande piacere essere qui, ho ascoltato già i 10 ragazzi che hanno cantato finora e devo dire che per me e per tutta la giuria insomma sarà un compito difficile. Io fino ad ora però ho un solo consiglio per i ragazzi che spero accoglieranno tutti. È bello perché è un festival di bambini, è bello perché è un festival di giovani, ragazzi che si apprestano adesso al canto, comunque che lo studiano da poco e che hanno ancora tanta strada davanti. L'unico consiglio che io posso dare, perché sono tutti bravi, è quello di rispettare la loro età nella scelta delle canzoni, nell'interpretazione, in tutto quello che fate quando andate in scena. Rispettate la vostra età, perché siete piccoli, avete tanta strada davanti, ed è bello quando si è piccoli cantare canzoni da bambini, è bello quando si è grandi cantare canzoni da grandi, perché come un bambino canta una canzone da bambino non la canterà mai un adulto e viceversa. Quindi soltanto questo consiglio, però siete tutti bravi e penso che avrete tutti tanto da fare ancora. Lui sta dando anche un consiglio a noi, cioè cercate di indirizzarli bene, ecco, questo è importante ed è giusto. Noi abbiamo bisogno di queste collaborazioni perché noi vogliamo crescere e si cresce chiaramente facendo dei confronti con chi già è arrivato un po' più in alto di noi. Allora noi accettiamo benissimo questi consigli e cerchiamo soprattutto di seguire questi ragazzi. Io ti ringrazio, poi magari avremo modo dopo di rivederci per la premiazione e poi spiegherai tu cosa vinceranno questi tre. Ecco, avete sentito le parole di Marco Vito, proprio sazze, vere, bellissime, un bel consiglio un per tutti, per i ragazzi che vogliono cantare, per i bambini, ed è bello sentire pure questa cosa da uno giovanissimo come Marco Vito. Adesso andiamo avanti tutto d'un fiato ascoltando gli ultimi 10-12 concorrenti e poi gran finale. Io ripeto una volta, invito il sindaco, l'assessore se è presente, guarda che splendida piazza, che splendido, e che pubblico, pubblico stasera, è incredibile. Abbiamo fatto, un applauso. Abbiamo fatto per la finalissima di Castelbuono 4.000 persone, ma voi non siete da meno, veramente, guardate, incredibile. Ok, grazie Elisa, buon lavoro, buona continuazione. Grazie a te Santi. E continuiamo con la gara chiamando il prossimo concorrente, lui si chiama Simone Poliloro. Ecco, la nostra telecamera inquadra il pubblico meraviglioso di Piazza Regina Margherita, qua seduto sulla scalinata ai piedi della Chiesa Madre, Simone, pubblico numerosissimo. Seduto sia sulla scala sia barbicato sull'inferriata, tutti a godersi questo bellissimo spettacolo che portiamo nel mondo con Madonie Live. E vi lascio ancora la musica. Parla in fretta e non pensare, se quel che dici può far male, perché mai io dovrei fingere di essere fragile, come tu mi vuoi nasconderti in silenzi mille volte già concessi, tanto poi tu lo sai, riuscirei sempre a convincermi che tutto scorre. Usami, trattami, strappami l'anima, fai di me quel che vuoi, tanto non cambia l'idea che ormai ho di te, sempre coniglio dalle mille facce, tu dimmi ancora quanto pesa la tua maschera di cera, tanto poi tu lo sai, si scioglierà come fosse neve al sol, mentre tutto scorre. Usami, trattami, strappami l'anima, fai di me quel che vuoi, tanto non cambia l'idea che ormai ho di te. Yeah.
caso bersaglio mancato. Roma c'è ancora un campo minato, quello che resta del nostro passato. Non rinnegarlo è tempo sprecato, macchie indelebili coprirle un reato. Cagli la pietra chi è senza peccato, cagli la pietra chi è senza peccato. Cagliala tu perché è tutto sbagliato. Usami, traccami, strappami l'anima, fai di me quel che vuoi, tanto non cambia l'idea che ormai ho di te, perde coniglio dalle mille facce buffe. Sparami addosso del taglio mancato, Roma c'è ancora un campo minato, quello che resta del nostro passato. Non rinnegarlo è tempo sprecato, macchie indelebili coprirle è un reato. Cagli la pietra che è senza peccato, cagli la pietra che è senza peccato, cagliala tu perché tutto è sbagliato. Grazie. Bravissimo Simone Polidoro, grazie Simone. E procediamo subito, molto celeramente, alla prossima concorrente sul palco, Samoa Turiano. Buonasera. Ciao Samoa, nome molto particolare, anche per te, da dove vieni e quanti anni hai? Ho 12 anni e vengo da Palermo. Notavo che stasera ci canti un brano meraviglioso di Laisa Minelli, dal Cabaret. Titolo Cabaret, quindi famosissimo. E io prima di farti cantare volevo ringraziare velocissima, proprio così, i componenti di tutta l'equipe di Madonie Live. Eccomi qui, allora in regia Rosa Cillufo, i microfoni Mirella Mascellino di Alimena, alle riprese Claudio Longo, Peppe Nicchita e il professor Gaetano Mocciaro. E allora ti lascio adesso cantare veramente Simoa Turiano con Cabaret. Allora siamo qua per dire che il nostro editore è Gaetano Mozzaro, già da Rizzo giustamente forse si è confuso o l'emozione ha sbagliato l'accento. Il nostro grande editore è il professore Mozzaro. Sempre al microfono Mirella Mascellino, continua la gara. E ci dicevano, forse se qualcuno qualche volta si sente male ci scusiamo, ma è qualcosa che può capitare, siamo in diretta e quindi di pensare, però speriamo che ci sentite tutti e siamo in diretta nel mondo con la 23esima edizione del Festival Astro d'Argento, finalissima. To call a passing flower, I surround the body and the body horror. It is a sign of drink and snicker. With that, you can't put too much in a liquor. Conscience to me and say
prossima. E la gara continua, chiamiamo Alessia Cancilla. Alessia, quanti anni hai? 11. Da dove vieni? Trappia. Stasera ci canti una canzone di? Alessandra Amorosa. Come si intitola? La mia storia con te. Allora, con La mia storia con te, canta Alessia Cancilla. Cancilla, grazie Alessia. Poi ecco, questa piccolina di 11 anni ha cantato. Salve amici di Famiglie Live, mi hanno appena comunicato che continuano ad arrivare sempre più SMS, sì, anche ecco, infatti volevamo salutarvi. Amici che ci vi salutiamo, gli amici di Arezzo, gli amici che ci seguono dall'estero, non solo dalla Sicilia. E noi portiamo il territorio madonita e gli eventi delle Madonie nel mondo. Un saluto dalla vostra web TV delle Madonie. E ci seguono da casa.
Grazie anche alla provincia di Palermo. Alla mia sinistra potete appunto notare che anche la provincia regionale di Palermo ha dato il suo contributo affinché questa serata appunto fosse realizzabile. E chiamiamo sul palco la prossima concorrente, Marisa Tuminello. Microfono. Ciao Marisa. Ciao. Anche per te, solita domanda. Da dove vieni? Quanti anni hai? Da Campo Felice di Giacelle ho 8 anni. 8 anni. Stasera ci canti un brano che ha trionfato al Festival di Sanremo. È diventato famosissimo. Dici tu il titolo? Malamore no. Di Arisa. Quindi con Malamore no, per voi Marisa Tuminello. La luna emigrato perso in canna sua fortuna, sulla terra resta solo chi non ce la fa, assolando tante finte verità, per scappiare un attimo il sole fino a quando potrebbe finire. Che anche Dio scappi innanzitutto nell'oblio, per scappiare un attimo il sole tutto quanto potrebbe finire. Malamore, malamore no, anche tanti non c'è fiori, perché fiori non pensi colori. Malamore, malamore no. E a volte basta che sei qui vicino, e a volte basta che ci sei, e che a me basta che sei qui vicino, e a volte basta che ci sei. Il dolore può farsi cadere, la speranza potrebbe svenire, ma l'amore, ma l'amore può far tornare a sorridere ancora, invocare una strada sicura, in amore. Passalo lì, grazie. E siamo quasi giunti alla fine, io chiamo la prossima concorrente. Lei si chiama Sara Bisesi. Sara. Siamo alla fine di quest'altra cinquina, quindi già 15 concorrenti si stanno per allora esibire. A quanto pare lei c'è qualche imprevisto, vabbè, c'è un'inversione di ordine, non importa. C'è un'altra concorrente, anziché Sara Bisesi, che probabilmente verrà dopo, non sappiamo. E continuiamo sempre. Vi lasciamo alla gara, nel vivo della gara. Stasera che cosa ci canti? Il mondo piange di Irene Fornasari. La figlia di Zucchero, giusto? Allora, con Il mondo piange, Maria Chiara Costantino. Thank you.
Anche per te. E chiamiamo subito sul palco la concorrente successiva, Fabiana Baiamonte. Buonasera. Ciao Fabiana, intanto auguroni, perché so che hai appena passato insomma le selezioni per partecipare al coro delle voci bianche al Teatro Politeama di Palermo. Sì. Quindi complimenti. Anche per te, da dove vieni e quanti anni hai? Io vengo da Misilmeri in provincia di Palermo e ho 11 anni. 11 anni. Stasera ci canti un brano famosissimo, tra l'altro molto bello, dal titolo Con me. Quindi vediamo un po' anche tu come te la cavi alle prese con questo brano così complesso. Per voi Fabiana Baiamonte. E le canze di mocca, vieni con me e comincia a capire, e con me nudi la sta soffrire. Guarda su mare, c'è un po' di paure, sta cercando di cercare. Oh,
guarda, tu continua a volare, dentro vente se porta là, ando cessando e parole più belle che te dia vedere. Per Fabiana. E chiamiamo subito la prossima concorrente. Lei si chiama Romina Curto. Buonasera. Romina, quanti anni hai? 15. Da dove vieni? Da Sommatino, provincia di Caltanissetta. Cosa ci proponi stasera? Fuoco e cenere di Micaela. Allora, con fuoco e cenere, a voi Romina Curto. Grazie. Come sempre.
Complimenti, Romina Curto, ce l'abbiamo fatta, hai visto? Aveva un po' di mal di gola, aveva il terrore di cantare, eppure vedi? È andata benissimo. Complimenti. Siamo sempre Romina, qua, telespettatori di Madonie Live, sentite quanto sono bravi i ragazzi che cantano e le ragazze. Sempre in diretta streaming dalla scalinata di Piazza Regina Margherita di Alimena, nel mondo il Festival d'Astro d'Argento. Ciao Sofia. Buonasera. Buonasera a te. Quanti anni hai e da dove vieni? Ho 12 anni e vengo da Caltanissetta. Stasera ci canti un brano tratto da un film famosissimo, dici tu qualcosa. Il film si chiama Flashdance, la colonna sonora che canterò stasera è What a Feeling. E allora con What a Feeling per voi, Sofia Sicilia. Nothing, boats are flowing dream that you feel seems to hide deep inside your mind. All alone I had cried, silent tears full of pride in a world made of stone. Well, I hear the music, close my eyes, I have breath, wrap around. Bravissima!
E allora ogni tanto vi faccio vedere, tanto per rompere un po' la monotonia dei cantanti, così facciamo un attimino, monotonia per carità, una parola grossa, noi siete tutti bravissimi, cioè tanto per spezzare un po' quello che è questo spettacolo che sta andando avanti. Bene, 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 il pubblico è tutto tranquillo, seduto, stasera poi non fa tanto caldo, anzi ho visto già qualcuno che si mette il giubbotto, il maglioncino, gli amici di madonielive.com con il professore non Mocciaro ma Mocciaro che ci segue da casa stasera, vero? Non è venuto stasera, bravo, complimenti, bello in poltrona, professore io la saluto, si stia bene, grazie. E allora eccoci qua, perché praticamente mancano, tu ti fai una bella risata, giusto, bravo? Ok, mancano solo tre concorrenti, abbiamo finito poi la serata, siamo in attesa della vincitrice del festival di Astro d'Argento del 2011, Marilu pensa bene che dovrebbe arrivare a momenti, dunque chiuderemo in bellezza con la premiazione, con l'ascolto di queste tre, questi altri tre concorrenti, e facendo riposare un po' le nostre belle ragazze, avete visto che splendide, belle, veramente brave. Io volevo ringraziare tutti gli sponsor che si sono prodigati nella riuscita di questo, di questa manifestazione, volevo ringraziare in particolar modo la provincia regionale di Palermo, l'assessore, il consigliere provinciale Gil Cortina che ci ha seguiti questa sera, non è stato, è stato impossibilitato a venire qui da noi, ma devo ringraziare un po' tutti quanti hanno seguito questa manifestazione, soprattutto da questa sera a richiesta, e anche perché è un personaggio che noi stiamo insieme all'Art and Sound, insieme al nostro patrono dell'Art and Sound, Natale Bellina, stiamo cercando di produrre, di portare avanti, e questa sera lo abbiamo voluto qui e lo facciamo ricantare. Andiamo fuori da quello che è il genere musicale che abbiamo ascoltato fino adesso e chiamiamo sul palco Joker! Eccolo qua, facciamo un applauso! E allora, parlavo di musica diversa da quella che abbiamo ascoltato, lui è un rapper, questa sera mi hai detto che c'è una sorpresa, giusto? Una sorpresa. E io non so nemmeno il titolo del brano, se ce lo vuoi dire cortesemente. Sì, allora prima vorrei aprire una parentesi, vorrei dire una cosa, una cosa. Quando lui apre le parentesi, facciamo no. Allora, vai. Allora, vorrei fare gli auguri a mia nonna che sta su a Milano, si chiama Lina, che fa 80 anni fra un quarto d'ora, diciamo. E allora salutiamo nonna Lina da Milano. Ciao, ciao nonna Lina. Lei sicuramente lì al computer che guarda, sì, sì, lo so, abbiamo ricevuto, ecco, parecchie, anche noi ci uniamo agli auguri della nonna di Joker per il suo compleanno. Joker l'abbiamo sentito l'altra settimana, diciamo, l'altro giorno a Castelbuono, l'abbiamo pure intervistato in diretta, perché lui ha portato questo genere nuovo nel festival, il rap, e sentirete ora i suoi messaggi che porta con la musica, con le canzoni scritte tra l'altro da lui. E allora ascoltiamo Joker. Ecco, vi lascio alla musica di Joker, giovanissimo. E allora non lasciare mai niente, prendi, vai, mai, tranquillo. Grazie a tutti. La mia anima si dissolve, vado incontro la sorte, esco le famose porte, una luce troppo forte, mi sento chiamare, ti prego no, non mi lasciare, io vorrei gridare, non me ne voglio andare, continua il mio viaggio tra pressione e benefici, ci sono molti amici che mi accorgono felici, io mi chiedo dove sono, mi risponde uno di loro, questo è il paradiso, adesso fammi un sorriso, piango perché mi vedo lì, scendo sulla faccia, dico Cristo no, non va bene, sono troppo in alto, chiedo a lui l'onnipotente, ti prego fammi ritornare, perché sono questo, io non li voglio lasciare, continuo a litigare, non può lasciarmi andare, continuo a gridare, lasciami uscire da questo posto dove per me vive ancora troppo presto, voglio vivere la mia vita, godendomela fino in fondo, dico che dal paradiso non va più
tornare. Se ti fanno una domanda, scegli prendere o lasciare. La maggior parte della gente sta lì perché è egoista. Io devo ritornare in pista, voglio ritornare in pista. Dicono che dal paradiso non vuoi più tornare. Se ti fanno una domanda, scegli prendere o lasciare. La maggior parte della gente sta lì perché è egoista. Io devo ritornare in pista, voglio ritornare in pista. La gente sulla terra è cattiva e questo lo si sa. Io guardo dall'alto e mi chiedo quando finirà. Rifletto sulle parole, devi prendere o lasciare. Non ce la faccio, io voglio solamente scappare. Tornare da voi che siete tutta la mia vita. Beh, non piangete, vi prego, sto per tornare in vita. Devo affrontare prima una salita e per tornare giù mi servirebbe una matita per disegnare le persone che nel profondo io amo. Amo solo te, ti prego tendimi la mano. Tornato da voi nel tuo desiderio di una Marlboro e una sigaretta, certamente eccola tesoro. Vieni qui ora, abbracciami dolcemente amore. Vieni qui, voglio un bacio travolgente. Sono immortale ormai, tu mi dici cosa fai, io ti rispondo amore, presto lo saprai. Dicono che dal paradiso non puoi più tornare. Che ti fanno una domanda, scegli prendere o lasciare. La maggior parte della gente sta lì perché è egoista. Io devo ritornare in pista, voglio ritornare in pista, sì. La maggior parte della gente resta lì perché è egoista. E sì, io invece voglio ritornare in pista, anzi devo ritornare in pista. Grazie. Bene, Joker, allora avremo da riascoltarti in tante altre piazze. Stiamo, dicevo poco fa, lavorando su questo progetto, un progetto nuovo, questa musica rap che per i giovani ti fa impazzire. Comunque, in bocca al lupo, ciao. Allora, ciao Santi, grazie a tutti. Bene, bene, bene. Allora, prima di ripassare nuovamente con i nostri ragazzini, che sono gli ultimi tre in categoria, in concorso, io chiamerei un'altra ragazza che noi seguiamo e amiamo particolarmente. Anche lei proviene dal nostro festival, però questa sera si trova qua in veste di ospite, Simona Castiglia. Eccola qui che arriva. Grazie Simo. Bene, e allora Simona, cosa ci canti stasera? Cambiamo, sei più sciolta dopo la grande finale di Castelbuono. Una canzone di Cristina Aguilera che si chiama The Voice Within. Simona! Ecco, siamo sempre qua con gli ospiti di questa finalissima categoria junior del Festival Astro d'Argento. Simona l'abbiamo sentita l'altro ieri a Castelbuono, era tra i finalisti, è giovanissima anche lei, e vi lasciamo alla sua voce. The dry, you can be free, the fly. Ooh, ooh. When it stands beside you, run, you found a dream. Hope of playing with nothing harder than like
Complimenti vivissimi, Simona Castiglia, bravissima anche stasera, come sempre. Grazie Simona. Dunque, Ilaria e Valeria, le due ragazzine che ancora non abbiamo visto dietro le quinte, per cui se siete tra il pubblico vi attendiamo con, come dire, con ansia. Allora, chiamiamo sul palco, scusate ogni tanto si gira il foglietto, Giusy Guarino. Eccola qui, la nostra bimba dal fiore blu, con questa rosa in testa, affettuosissima. Arrivederci sempre a tutti gli amici di madonielive.com. E allora, Giusy, cosa ci canti stasera? Stasera canterò Senza ali di Giorgio. Quanti anni hai e da dove vieni? 10 e vengo da Chiesa Sclafani, in provincia di Palermo. Benissimo, allora Giusy credo sia la penultima concorrente con Senza ali, Giusy Guarino. Grazie. Siamo arrivati proprio alla fine, è arrivato il turno dell'ultimo concorrente, siccome non vede l'ora di entrare lo chiamiamo subito, lui si chiama Ludovico Ribaudo. Buonasera. Ludovico, quanti anni hai? 10. Da dove vieni?
dava Palermo. Stasera ci canti una canzone? Se bruciasse la città. Allora, con Se bruciasse la città, a voi Ludovico Ribaudo. Non dorme mai, sa che d'un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio uomo sposerai, ma sei in fondo al cuore tuo. Se un ragazzo sono, ma chi l'ha detto, ma perché? Non devo più pensare a te. Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato il mio. Infatti sto senza te. E di notte si ride accanto a me. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco brucierei per rivedere te. Periferia ti ha visto tante volte mia, è troppo tempo che non sa dove la mia felicità. Infatti sto senza te e di notte ti vedo accanto a me. Ludovico si chiude questa esibizione dei concorrenti della 23esima ecco, avete sentito, hanno, sono, abbiamo finito insomma di sentire i ragazzi in gara, adesso la giuria si riunirà e deciderà. Vi ricordiamo la giuria prestigiosa che abbiamo con presidente Marco Vito Volcascocci di Ti lascio una canzone, Marco Rizzo del musicista palermitano, pianista, professore di piano, e Natale Bellina, produttore di Art and Sound. Ciao. E Patrizia Buscemi, direttrice artistica dell'Astro d'Argento. Chiedo scusa per la mia voce ancora un po' raffreddata. Ecco, finalmente è arrivata la vincitrice prima assoluta della categoria senior, Maria Luisa Pensa Bene, che ha cantato una canzone degli ABBA e andrà direttamente, come vi dice Santi, adesso alle audizioni di Castrocaro. Ecco, vi lascio alla sua canzone, sempre in diretta streaming da Limena, Madonie Live, la prima web TV del territorio. Un pezzo degli ABBA che si chiama The Winner Takes It All. Marilu! Grazie.
about the things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you stand for. Nothing more to say, no more race to play. The way my stakes are all, the loser standing small, beside the victory. By the rules, they got me through the night. Their minds as cold as ice. A son without key, losing someone dear. The winner takes it all. The loser has to fall. It's simple and it's plain. Nastro d'argento 2011, grazie Maria Luisa. Buona serata. Marilu, ecco, avete sentito Maria Luisa, pensa bene, Marilu per gli amici, era la vincitrice assoluta del Festival d'Argento categoria senior e adesso la giuria si è riunita, aspettiamo il responso per i primi tre classificati che andranno alle audizioni di Ti lascio una canzone. Sentite Giada Rizzo che approfitta per ringraziare gli amministratori, il patron della Strada d'Argento. Grazie anche
anche alla mia compagna di viaggio Elisa Cicara e Giada Rizzo, presentatrici instancabili di questa edizione di Festival d'Argento, 23esima edizione. Patrizia Buscemi, le forze dell'ordine, tutta l'equipe di madonielive.com. Ed Elisa, vogliamo il pubblico? Beh, quello sicuramente, l'applauso più grande va a voi. E i ragazzi che hanno anche partecipato stasera, che sono stati tutti bravissimi. Sentite l'applauso della piazza Regina Margherita, della scalinata ai piedi della chiesa madre, chiesa settecentesca, illuminata a festa per la prossima festa della patrona Santa Maria Maddalena, che si svolgerà il 1 settembre. Avete visto prima dall'inquadratura del nostro cameraman la chiesa illuminata. Mobili Fratelli di Salvo, Caffè Rucione, Don John, Moda Outlet e Arte Sound, studio di registrazione. Grazie ancora a tutti gli sponsor. E adesso chiamiamo sul palco Santi Genovese. Ecco, ritorna Santi, il patron del festival. Eccolo qua. Vediamo cosa ci dice, cosa allora, porta. Grazie, grazie, grazie. Siamo arrivati alla fine. Senti, ecco. E questo? Grazie. Perfetto. E allora dicevo, siamo arrivati alla fine, che cosa c'ho in mano? Allora, io c'ho in mano un regalo da dare al nostro ospite d'onore di questa sera. Noi abbiamo avuto uno sponsor che nel corso della finalissima ha dato dei ricordi molto belli, e questa sera c'è anche un omaggio per il nostro Marco Vito. E questo sponsor è la Nuova Edilizia Siciliana, che si trova in Viale della Provincia a Campofelice di Roccella, che ha degli oggetti veramente eccezionali. Se tieni questo foglietto, facciamo vedere al pubblico. Sì. Ecco, questo è uno dei tanti oggetti che troverete. Mamma mia quanto pesa! Giusto, perché mi sono informata, è realizzato con polvere di marmo. Sì, io mi sto infatti immarmando tutta la camicia, sta diventando bianca. Allora chiamerei sul palco la giuria, cominciando da Marco Vito, di Ti lascio una canzone a cui consegno. Un ricordo, ecco qua, Marco, pesa un pochettino tanto, tanto te lo do, poi lo riposi, casomai lo diamo a qualcuno che lo viene a prendere, no? Vabbè, ma tu già ti sei abbastanza attrezzato. Allora chiamiamo sul palco Natale Bellina, il nostro direttore dell'Art and Sound. Benissimo, e poi chiamiamo ancora la nostra direttrice artistica Patrizia Buscemi. Grande il suo lavoro in tutto questo festival, ha avuto una parola per tutti, ha avuto un consiglio per tutti e ha addobbato anche l'abbigliamento, insomma ha fatto veramente un grandissimo lavoro e a nome degli altri la voglio ringraziare con un grande applauso da parte di Alimena, grazie. E un altro componente della giuria che ci ha seguito per quasi tutte le tappe, un pianista molto bravo. E lui si chiama Marco Rizzo. Lui non è componente della giuria, ma è stato uno. Ecco, dei la giuria al completo, tra poco ci sarà, saranno proclamati tra i vincitori. Avete sentito tanti genovesi, ve li ha presentati tutti e quattro. Cicala! Eccolo qua! Bravissimo, poi fra l'altro sta invecchiando perché vedete io con la camicia sento caldo, lui invece a momenti si mette il cappotto, vabbè, Marco anche tu con uno scherzo di bavola alzare, e che mamma mia maglione, addirittura, ma quando mai dopo tutto sto caldo che ha fatto ragazzi, godiamoci un po' di sto fresco, ma magari fa ancora più freddo, vero Marco, che dici? Aspetta che arrivo da te. Vi dico che intanto c'è un bellissimo clima, stamattina siamo stati al mare, stasera ci prendiamo un po' di fresco, insomma ci vuole il caldo e il freddo. Il clima siciliano è eccezionale, lo sappiamo tutti. Allora, io chiamerei Marilu, perché come vincitrice del festival questa sera faremo consegnare anche la targa al vincitore di questa finalissima junior. Ma adesso, visto che tu sei accanto, Marco, Totò, dove sei? Te n'è andato? Beh, siamo alla fine, siamo in diretta. Amici di Madonie Live, io vi ringrazio, la nostra Mirella Mascellino, che poi è di casa perché è di Alimena e ha fatto un grandissimo lavoro sia per quanto riguarda le dirette sia per quanto riguarda anche i servizi sul giornale, le interviste, ha curato tutto. Peppe Nicchitta, l'amico Claudio Longo, e poi c'è un'altra signora lì che non mi ricordo il nome, Picciotti, ci avete dato a lui la cosa. Come si chiama la signora?
Rosa Cilluffo. Rosa Cilluffo, brava, perfetto. Alla regia, sì, sì. Abbiamo detto tutto. E il patron, ormai c'è sta parola, diciamo, dai, il patron di Madonie Live, il professore Gaetano Mocciaro. Avevo ecco. sbagliato l'accento. Bene, allora, io adesso ti direi, Chiara. Giada, ti ho detto, dobbiamo sbagliare fino all'uso. È normale che l'età sta invecchiando. Di posare questo, lo mettiamo da parte, passare il microfono all'amico nostro, Totò, cerca di tenere stabile, perché sto cosa che pesa 100 kg. Hai sentito lo stacchetto che ti ha messo Daniel? No, non l'ho sentito. Ripetiamolo. No. Vabbè, dai, dai che dobbiamo chiudere. Allora, Marco, a te intanto l'onore di dire come cosa faranno i tre vincitori, poi li annunciamo, perché vorrei sentire anche in chiusura di questo festival la direttrice artistica, anche una parolina dopo tutto sto stress, il nostro Natale, se vuole aggiungere qualcosa. Vuoi aggiungere qualcosa? Ecco. Niente, dobbiamo ringraziare intanto anche a Pierpaolo Maddalena. Ah, sì, 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 è del giornale. Scusami, io vedo i presenti, gli assenti manco mi ricordo. Ringraziamo Pierpaolo Maddalena che ha curato anche lui i servizi sul giornale Sicilia. E poi, niente, chi dobbiamo ringraziare? Abbiamo ringraziato Toto Cicala, abbiamo ringraziato, ma tanto pure... Sì, ci ringraziamo tutti quelli a cui abbiamo rotto un po' le scatole. Ecco, perfetto. Allora... Marco, poi ti lascio a te il microfono a ruota libera, perché cioè, devi dire le cose molto importanti, soprattutto per questa prima, questo primo approccio con Ti lascio una canzone e il Festival Lastro d'Argento. Ma io in chiusura volevo, cara Patrizia, hai fatto tanto lavoro, ci siamo litigati, abbiamo tante volte non eravamo d'accordo su tante cose, però alla fine siamo qua. Prima, vedi, le cose mi vengono in mente una a una. Prima di tutto, amici del pubblico, un applauso grande, ve lo chiedo con il cuore, per la nostra Elisa e la nostra Giada. Grazie. 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 Complimenti. Non abbiamo voluto presentatrici professioniste, noi vogliamo curare e far crescere i nostri. La nostra terra deve far crescere i nostri prodotti. I nostri prodotti stasera si chiamano Giada ed Elisa. Allora un applauso anche a Santi. E beh, quello senz'altro. Grazie soprattutto a voi, che rendete uniche ogni tappo, ogni serata e tutto quanto, insomma. Prego, cedo volentieri il microfono. No, Santi mi vuole far parlare. Io parlo poco, volentieri, però, perché mi tocca. Di solito si piange alla fine di un'avventura come questa, io invece sono felicissima, tanto domani ricominciamo. Sono contentissima, complimenti a tutti i bambini, sono stati bravi, grazie agli amici miei, agli amici che ho nel cuore e a tutti voi che ci avete seguito fino ad oggi, con tanto calore, con tanta veramente forza, i genitori, grazie a tutti. Sono contenta e spero di rivedervi prestissimo, prestissimo, prestissimo. Grazie a tutti, buonasera. Ecco, avete sentito la direttrice del festival, siamo giustamente arrivati proprio alla fine, sta parlando Marco Vito, presto sentiremo i nomi dei tre vincitori che si aggiudicano l'audizione a Ti lascio una canzone. Credo che questo meriti un applauso, perché è difficile trovare da noi, ecco, potete farlo tranquillamente. È difficile trovare delle cose, dei festival, delle serate organizzate con professionalità. È chiaro, non è una frase di circostanza, è stato difficile per noi, nel senso che vi spiego, primo, secondo, terzo e anche il quarto, insomma sì, se la battono nel giro di 5 punti, per cui capite che è stato insomma, le votazioni sono state molto serrate, anche per noi è stato particolarmente difficile scegliere. Cosa succede ai primi tre classificati di questo festival Lastro d'Argento? Io sono il vocal coach di Lascio una canzone, per cui il mio compito, oltre a quello di aiutare i bambini quando sono nel programma, è anche quello di cercare dei bambini validi, dei ragazzini che abbiano talento e che possano comunque sostenere l'esperienza di un programma televisivo. E anche questo è il nostro lavoro e anche questo è il nostro compito. L'impegno che mi prendo io qui questa sera davanti a voi e davanti all'organizzazione del Festival Lastro d'Argento è quello che il materiale prodotto stasera relativamente ai primi tre classificati e la prossima settimana arriverà a Roma, sarà visionato a Roma e nel momento in cui e nell'eventualità per cui gli autori, il direttore artistico, il maestro De Amicis
cioè del di Ti lascio una canzone, decidessero che uno di questi tre ragazzi merita o di far parte del programma oppure di presenziare al programma, questo accadrà, perché loro avranno la possibilità di vederli, vedranno le esibizioni di questa sera e queste esibizioni saranno viste direttamente a Roma. La promessa che posso fare inoltre è quella che per l'anno prossimo ci sarà un impegno ancora più forte con questa terra, con la provincia di Palermo, con il Festival Astro d'Argento, perché secondo me merita, è un impegno che potrà iniziare prima dell'estate, perché ovviamente capite bene che il programma inizierà il 17 settembre, quindi il cast c'è già, ma noi comunque porteremo questo materiale a Roma, speriamo che si possa fare qualcosa. Questo non lo posso promettere che tutto quello che è stato fatto qua stasera e l'esibizione dei primi tre classificati giungeranno a Roma e saranno visti a Roma dall'organizzazione del programma. Per l'anno prossimo speriamo di, anzi siamo sicuri di poter cominciare a lavorare prima, di iniziare a lavorare prima delle audizioni e di poter permettere sicuramente ai vincitori di bypassare la prima fase delle selezioni e di giungere direttamente alle audizioni di fronte al maestro e di fronte alla commissione di Ti lascio una canzone. Questo è un impegno che prendo perché mi fa piacere per la Sicilia, mi fa piacere per i talenti siciliani che hanno poco spesso opportunità per andare avanti. Purtroppo il nostro essere isolani è un grande pregio da tanti punti di vista, siamo fortunatissimi ad essere nati in Sicilia, ma da un altro punto di vista un po' ci penalizza perché siamo lontani da tante strutture e da tante possibilità. Ecco, quello che io posso fare da siciliano è cercare di eliminare le distanze in questo modo. Questo è l'impegno che prendo qui questa sera, ringraziandovi ancora di avermi invitato. Grazie Marco Rizzo, adesso è arrivato il momento. Cominciamo dal terzo? Sì. Allora, premia il terzo classificato, la nostra direzione artistica, nella persona della signora Patrizia Buscemi, chi? Terzo classificato con la canzone What a Feeling, Sofia Sicilia. Sofia Sicilia! Ecco, sentite, ecco già la terza Sofia. Classificata. Bravo, ecco, Sofia Sicilia. Ecco, vai dalla la direttrice artistica la premia. Patrizia Buscemi premia Sofia Sicilia, Sofia, la terza classificata che guadagna la possibilità di essere ascoltata a Ti lascio una canzone. Ecco, adesso vieni da questa parte. Allora, io Marco avevo dimenticato di dire una cosa. Io vorrei dedicare un grande applauso a tutti quelli che non saranno nel primo e nel secondo, cioè tutti i concorrenti che hanno partecipato. Tra l'altro Marco ha detto una cosa grandissima, come diceva il grande Corrado, e non finisce qui, perché quelli che stasera non avranno la targa e la possibilità di essere riascoltati, noi stiamo lavorando a un progetto che a primavera ci porterà a una cosa straordinaria che faremo qui, giusto Marco? Sì, perciò saranno, stiamo lavorando esatto, su questo, vi daremo notizie, vi daremo presto notizie. Dunque ragazzi, se stasera non siete rientrati nei primi tre, ricordate che non finisce qui, come diceva il grande anche Corrado. Perché ripeto, i voti sono veramente capisco. La battaglia è stata per il capisco punto. Andiamo al secondo, Marco. Il secondo classificato, anzi la seconda classificata con Cabaret, è Samoa Turiano. Premia il direttore dell'Art & Sound. Ecco, sentite, la seconda io classificata Samoa, un'altra ragazza. Non sono io il direttore Samoa... pure questo mi vuole vedere. Mannaggia. Samoa Turiano, Cabaret cantava, premiata da Natale Bellina, il patron di Art & Sound. Lo stacchetto non c'è? Non te lo metti lo stacchetto? Aspetta, non siete abituati alle premiazioni, Dobbiamo fare un po' di scuola, cara direttrice artistica, anche per le premiazioni, per tenere i... Canto cosa va a fare oggi. Ecco, okay. Adesso manca proprio il primo classificato, tra poco sentirete che leggerà il nome. Siamo conosciuti e non saremmo qui stasera, certo, insieme, ecco. Che è Angela Maniglia. Anzi, la invito ufficialmente a venire qua. Angela, dove sei? Angela? Dove? Allora, arriva? Allora, io, mentre lei arriva, devo dire, ho conosciuto Angela in una delle tante audizioni all'Astro d'Argento.
E ho detto, senti Angela, che lei è un personaggio incredibile, Marco scusami se ti do le spalle, ho detto, senti, noi stiamo lavorando sempre per i senior, parliamo sempre dei grandi, tu che invece giri l'Italia per Ti lascio una canzone, ma insomma, possiamo fare qualcosina anche per questo? Infatti questa sera si è fatta, grazie ad Angela che ci ha dato questa possibilità, ma tu farai parte di noi, penso, giusto? Un pochettino. Un pochettino, anche perché lei si occupa dall'altra banda, eh? Come si dice in italiano, dall'altra banda. Comunque non ci facciamo sicuramente concorrenza. No, sicuramente collaboreremo assieme e faremo grandi cose. Perfetto. Vuoi aggiungere altro? Ringrazio te e tutto quanto. Ma sei emozionata? Non credevo che il microfono ti emozionasse. Guarda Marco come parla. Mi sa che gli frega il posto all'Antonella Clerici fra qualche anno lui. Allora, attenzione, siamo pronti. Stacchetto, mi raccomando, poi ascolteremo il vincitore, dunque non andate via perché sarà la sigla finale, dunque grazie a tutti, vincitore del Festival 2011, vince l'Astro d'Argento Junior 2011 con la donna del mio amico Andrea Meli. Andrea Meli! Ecco, avete sentito il vincitore Andrea Meli con la donna del mio amico, la canzone dei Pooh. Ecco, viene premiato da Maria Luisa, pensa bene, Marilu pensa bene, premia il vincitore dell'Astro d'Argento categoria Junior, che adesso ricanterà la sua canzone per tutti gli spettatori di Madonie Live, sempre in diretta streaming da Limena. Ecco, è stato decretato il vincitore della 23esima edizione del Festival Astro d'Argento categoria Junior, lo lasciamo cantare e poi rimanete sempre in linea perché poi intervisteremo il vocal coach e anche altri. Non mi dire niente, stanno ad ascoltare. Sono troppe notti, ci dormo male. Tu mi piaci forte, tu mi prendi dentro. E non c'è bisogno che ti dica quando. Ma la vita a volte i suoi comandamenti. Qualche volta da difendere anche con i denti. Vivono, ma lo so, non si può. Noi questo non si può. Ti sorprenderà anche se è proprio io, che non credo in niente, che non credo in Dio. A tirare in ballo questi sentimenti e a tirarmi indietro con te qui davanti. Facile, ma io non posso farcela. Se io fossi in me ti trascinerei qui su questo letto, non ci penserei neanche per un po', ti farei di tutto, mi innamorerei come forse io non ho fatto ancora. Ma non è così, noi saremo noi solo per. Guardarci ancora in faccia non si può. Ti regalerò tutti i miei silenzi,
tu sei tu. Se io fossi in me non ti chiederei di lasciarmi stare, che ogni volta che ti vedo con lui mi farò del male. Non ti perderò se ti incontrerò in un'altra vita, ma stavolta no, anche se lo so che non è finita. Ecco, avete sentito il vincitore della 23ª edizione del Festival Astro d'Argento categoria Junior. E adesso è qua vicino a noi, sono comunque con Marco Vito che è stato presidente della giuria di questa edizione. Marco Vito è vocal coach del programma Ti lascio una canzone di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Allora intanto vorrei chiedere a Marco Vito di dirci di cosa pensa di questa bellissima serata. Già prima abbiamo sentito il suo intervento interessante e passo subito il microfono a lui. Peraltro è siciliano, giovanissimo e anche di grande talento, l'avete sentito cantare. Serata organizzata secondo me molto professionalmente, cantanti tutti bravi, tutti giovanissimi, insomma, quindi un bel evento che tra l'altro se va avanti da tutto questo tempo, da 23 anni, ci sarà un motivo, insomma. Sicuramente è così. Marco, quindi tu le cose che hai detto prima sono state bellissime, le cose, quindi adesso ti richiedo di dare un consiglio a tutti i giovani che amano la musica, che amano cantare, giovani giovanissimi, perché si tratta di bambini e ragazzi. Questo messaggio che tu hai lanciato è un messaggio bellissimo, se lo vuoi ripetere di nuovo adesso al nostro microfono. Beh sì, io ho il piacere di lavorare spesso con i bambini, quindi per me è un onore questo, perché lavorando con i bambini si impara tanto. Io tra l'altro sono giovane, quindi sono un po' un fratello un po' più grande, ecco. Beh, il consiglio che ho dato prima sul palco e che mi fa piacere ripetere è quello che i bambini sono tali proprio perché sono piccoli, perché sono giovani, perché sono spontanei, e anche quando scelgono le canzoni, quando salgono su un palco, quando si esibiscono, devono rimanere bambini, non devono giocare a imitare i grandi o a fare i grandi, perché soltanto così i bambini possono dare tutto ciò che hanno veramente. I bambini lo fanno con spontaneità, cantano con spontaneità, l'arte ce l'hanno dentro, ma con semplicità, ecco. L'importante è non creare forzature, non creare su di loro sovrastrutture, non montargli troppo la testa, lo devono fare come gioco, lo devono fare come passione. Poi se hanno il talento avranno il tempo e i mezzi per poter andare avanti, però per adesso devono limitarsi a farlo per passione e per gioco. Ecco, questo è secondo me il messaggio che bisogna dare a queste manifestazioni e il senso che bisogna dare all'arte fatta da bambini. Grazie Marco, perfetto, grazie per le tue parole saggissime nonostante tu sia giovanissimo. Grazie, buona fortuna e tanto successo per la tua carriera. Grazie a voi, grazie alle vostre telecamere, grazie a tutta l'organizzazione di questo evento, è stato un grande piacere per me. Madonie Live ha portato nel mondo l'Astro d'Argento e le Madonie, e anche questa sera anche un pezzo di Ti lascio una canzone. Sì, e sicuramente siete stati insomma molto professionali anche in questo, perché riuscire a trasmettere in diretta streaming per tutto il mondo e per tutte le persone che non, magari anche i siciliani che sono dappertutto nel mondo e che non potevano vedere questa manifestazione, grazie a voi sono riusciti a vederla, quindi anche questo, anche a voi va anche un plauso notevole, insomma. Noi siamo felicissimi. Adesso ci avvicina a Marco il vincitore di questa edizione, della 23ª edizione dell'Astro d'Argento categoria Junior. Vieni Marco, Andrea Meli. Andrea, giovanissimo, ci dici quanti anni hai e da dove vieni? Ho 15 anni e vengo da Caltanissetta. Andrea cantava una canzone dei Pooh, peraltro una canzone insomma impegnativa per la tua voce che hai interpretato brillantemente. Sei emozionato, vedo, dici qualcosa che vuoi dire, insomma, te l'aspettavi di vincere? Non molto,
però sono molto contento di aver vinto. Questo era. Non so cosa dire, sono molto emozionato comunque. Bene. Da quanto tempo studi? Studio da 2 anni. Bene. Sai cosa ti aspetta? Ti aspetta probabilmente Roma, no? Difficile. Speriamo, però. Bene, grazie Andrea, Andrea emozionata. Adesso sono qua vicino a me, c'è Santi Genovese, sì, e prima c'è anche, assieme, ora ce la presenta Santi, perché non ricordo il nome. Santi, siamo con... Samoa Turiano, da dove arrivi? Da Palermo. Ecco, Samoa ha cantato Cabaret, bravissima, interpretazione bellissima, e sei la seconda classificata. Samoa, anche tu te l'aspettavi di vincere? No, no, è stata veramente un'esperienza bellissima, mi sono divertita... E sono emozionata, molto emozionata. Bene, complimenti Samoa. E qua ci abbiamo la terza classificata. Sofia Sicilia, eccola qua. Vengo da Caltanissetta, ho 12 anni. Ecco, queste due ragazze tutte e due cantavano in inglese, che è una cosa molto ricorrente, no? E come nasce questo amore per la canzone inglese? Ma anche io canto veramente anche in italiano, è stata... un flash che mi è venuto in mente per cantare in inglese, è una cosa, mi è venuta spontanea. Bravissima, quindi buona fortuna, in bocca al lupo, e comunque vada, ricordatevi le parole bellissime di Marco Vito, eh? Ok. Volete dire qualcosa? Dedico la mia vittoria anche alla mia zia che mi guarda dalla Calabria, che mi ha visto in diretta attraverso Madonie Live. Bene, noi salutiamo la Calabria e la zia non ricordo, Sofia. Di Sofia. Ecco, tu vuoi dire qualcosa? Niente, saluto tutti i miei amici che mi stanno vedendo al computer. Grazie. In diretta streaming. Li salutiamo anche noi. Grazie ragazze, in bocca al lupo. Crepi. Ecco, adesso la parola a Santi Genovese, il patron di questo del Festival Astro d'Argento, giunto già quasi alle nozze d'argento, no? 23esima edizione. Che sarebbero le nozze d'argento se non saltavamo un paio d'anni, per motivi soprattutto economici, perché bisogna anche sapere che questo festival si fa, ma... che i problemi economici sono tanti, si sa, perché non si possono avere anche a volte certi personaggi se non hai la possibilità di averli qua. E giustamente noi quest'anno dovevamo festeggiare le nozze d'argento, però li festeggeremo più avanti con tanta tranquillità, soprattutto cercando di rafforzare questo binomio con un rappresentante validissimo di Ti lascio una canzone, al quale noi ringraziamo questa sera, anche la persona di Angela, l'abbiamo fatto sul palcoscenico, lo facciamo ancora. Ringrazio Angela Maniglia che mi ha dato la possibilità di mettermi in contatto con Marco, e da questa già piccola e minima collaborazione potrebbero nascere tante belle cose per i nostri ragazzi della provincia di Palermo, delle Madonie, anche perché Angela poi si occupa anche dall'altra parte di Agrigento, eccetera. Dunque potremmo fare veramente delle grandi cose, e soprattutto finalmente vedere, come diceva Marco, più giovani siciliani alla ribalta. Questo è molto importante secondo me. Bene, grazie Santi, grazie. Grazie a voi. Grazie ancora a Marco Vito. Non so se c'è ancora Maria Luisa Pensabene, qua è andata via, la vincitrice della sezione senior. Se qua o Patrizia. Patrizia Buscemi, che giustamente è stanchissima. Comunque, amici di Madonie Live, vi ringraziamo per averci seguito ancora. Vediamo se arriva qualcuno, se no vi ricordiamo che siamo stati in diretta streaming da Limena, dalla piazza Regina Margherita, per la seconda volta. Qua c'è stata anche la semifinale della categoria senior il 18 agosto. L'altro ieri siamo stati in diretta da Castelbuono per la finalissima sezione senior. E adesso qua si conclude l'Astro d'Argento 23esima edizione. È un'edizione straordinaria, interessante e ricca, l'abbiamo visto da tanti punti di vista, per il genere, per i temi affrontati, che ha arricchito la qualità, ha alzato la qualità di questo festival. E arriva Maria Luisa Pensabene, che è stata la vincitrice della categoria senior a Castelbuono. Bravissima, ha cantato una canzone degli ABBA, l'altra sera non abbiamo potuto intervistare, lo facciamo adesso. È un piacere, buonasera. E beh, inutile chiaramente dire che è una fortissima emozione, è indescrivibile, è stata un'esperienza che ricorderò sempre, anche perché comunque mi sono emozionata io, ed è stato un piacere sapere che comunque sia riuscita anche ad emozionare il pubblico. Grazie, questa è l'unica cosa che posso dire veramente di cuore, grazie per l'opportunità che mi è stata offerta. Ecco, tu andrai a Castrocaro assieme a Ilenia Faro e a Federico Callari. E quindi noi abbiamo avuto questo grande piacere di ascoltarti, che sei brava, sei talentuosa. Anche tu stasera hai sentito le parole di Marco Vito, che pensi?
Io sono d'accordissimo chiaramente con Marco Vito, anche perché secondo me è importante valorizzare quello che è nostro, poi lui essendo siciliano chiaramente non è stato solo di parte, ma ha evidenziato che quelle che sono le qualità appunto di questi ragazzi siciliani, e speriamo che possano andare avanti anche loro, che sono i giovanissimi, oltre che noi speriamo chiaramente. Beh sì, io do comunque alle semifinali di Castrocaro l'anno prossimo. Bene, buona fortuna, in bocca al lupo, grazie Maria Luisa. Grazie a voi, buonasera. Ecco, adesso è tutto, vi salutiamo da Limena, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi Madonie Live in diretta streaming nel mondo ha portato il Festival Astro d'Argento e il territorio madonita. Questa sera da Limena, ve lo ricordo, Piazza Regina Margherita in diretta nel mondo, salutiamo gli alimenesi nel mondo, i siciliani nel mondo, ma non solo, gli italiani, abbiamo sentito che da diverse parti, da diverse regioni italiani ci hanno seguito per seguire qua i ragazzi in gara e speriamo insomma di avervi emozionato, di avervi fatto ascoltare un bellissimo spettacolo di grande emozione sicuramente. Scusateci se qualche volta l'audio insomma ha difettato, ma insomma eravamo in diretta, può capitare. E allora vi do l'appuntamento alla prossima diretta streaming su Madonie Live. Vi saluto lo staff di Madonie Live, Mirella Mascellina al microfono, Claudio Longo e Pepe Nicchitta alle riprese, Rosa Cillufo alla regia e il nostro editore professore Morcero, che salutiamo da, che è a casa. E un saluto e alla prossima diretta sempre su Madonie Live, la vostra Web TV, la prima Web TV del territorio madonita. Buonanotte a tutti dalla Piazza Regina Margherita di Alimena. Astro d'Argento. Sono con Patrizia Buscemi, direttrice dell'Astro d'Argento, e siamo alla conclusione della 23esima edizione del Festival Sezione Junior. Abbiamo appena visto le premiazioni dei tre vincitori che andranno alle audizioni di Ti lascio una canzone. Patrizia è stata la direttrice artistica, ha seguito i ragazzi da tutti i punti di vista, non solo appunto per la questione della musica, ma le è stata vicino. Noi sappiamo fin dall'inizio, quando è stato presentato il festival, come lei ci diceva quanto ci siano a cuore i rapporti umani che si creano tra i ragazzi e tra lo staff e i ragazzi. Ecco Patrizia, giustamente vediamo anche la tua stanchezza e volevamo chiederti sia cosa ci vuol dire di questa edizione, che abbiamo detto già più volte che è particolarmente interessante e ricca per le novità che ha portato per quanto riguarda i temi, i generi. Adesso abbiamo sentito anche Marco Vito per i consigli e la saggezza che dava anche ai ragazzi, su perché va molto di moda cantare, però spesso ci si dimentica che sono ragazzi e bambini. Ecco, datte il microfono e tu ci dici tutto quello che vuoi, visto che ormai la 23esima edizione l'abbiamo insomma chiusa e ci prepariamo per la prossima. Sì, l'abbiamo chiusa, questa era davvero l'ultima serata, stanchissimi ma molto soddisfatti. Quello che ha detto Marco Vito, che ho apprezzato moltissimo perché fa un ottimo lavoro, l'ho visto anche in giuria, è attentissimo e lavora molto bene, è una cosa che io ribadisco sempre, soprattutto ai genitori: cercate di fare rimanere i bambini bambini. E loro erano